che è arrivato il momento di uccidere Garniero di Naplusa. Sì, scusate, non sto benissimo, sono raffreddato. Ah, Altair. Un uccellino mi ha detto che saresti passato di qui. Al-Mualim ha ordinato l'esecuzione. No, si cambia visuale, bellissimo. Maestro dei cavalieri ospitalieri. Esatto. E ho già studiato quando e come colpire. Dividi con me ciò che sai. Risiede e opera nell'ospedale del suo ordine, a nord-ovest. Girano voci di atrocità commesse tra quelle mura. Pare che il Cerusico si diletti nel fare esperimenti su cittadini innocenti, molti dei quali rapiti e portati qui da Gerusalemme. Astuto. Prendendo i soggetti da un'altra città, evita di sollevare troppi sospetti qui. Ma tornando alla questione, qual è il tuo piano? Garniero resta per lo più nei suoi alloggi all'interno dell'ospedale, benché occasionalmente esca per visitare. Ma almeno sto qua non rompe i coglioni. Durante una di queste visite che colpirò. È evidente che ci hai riflettuto. Ti do licenza di andare. Prendiamo la piuma. Rimuovi quest'onta da acri, Altair. Forse aiuterà a mondare la tua. Resta qui finché non sarai pronto per la missione. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Sì, non avevo acceso il mio nome dietro. Comunque rimane l'ultimo atto di questa. Questo blocco di memoria numero 3. E sarà appunto fare fuori Garniero di Naplusa. Siate forti, cittadini! Restate saldi nella fede! La strada sia lunga e molto. Non voglio problemi prima di arrivare là, quindi l'ho fatto fuori per questo motivo. I nostri guerrieri alla vittoria! Acri e presto! Caschi sopra? Ovvio che no, non ci casca sopra. Quello lì deve essere fuori di segno. Ma dovrebbe appendersi però, eh? Cosa che gli ho esplicitamente chiesto e non ha fatto. Comunque 30 metri dovrebbe essere qui, credo. Devi dire sì. Qualcosa. Guarisci, Monaco. Ok. Ce l'ho. Dove sono gli eruditi? Ma io non ti sto cagando il cazzo. Ops, non mi vedi più, che succede? Oh no. Comunque erano qui a aspettarmi, che grandi. Grazie eruditi, grazie. Siete più intelligenti di molti altri personaggi in questo gioco. No, aiuto. Aiutatemi! Aiutatemi! Vi prego! Dovete aiutarmi! E mettiti con loro! Non ci si mette, ok. Va bene. Farò altrimenti. Basta, figliolo! Ti ho chiesto di prelevare il paziente, non di ucciderlo. Avanti. Avanti, andrà tutto bene. No. Su, no. Dammi la mano. Non mi toccate. Vi prego. Ricaccia la paura, altrimenti non posso aiutarti. Aiutarmi? Come avete fatto con gli altri? Avete preso le loro anime. L'ho visto. L'ho visto. Ma la mia no. No. Non l'avrete! Ah! Ai, e invece. Credi che questo mi faccia piacere? Credi che voglia farti male? Ma non mi lasci altra scelta. Ogni sua parola nasconde un secondo fine. Sono tutte bugie e inganni. Non sarà contento finché non ci chineremo tutti dinanzi a lui. Non avresti dovuto farlo. Lo uccide. Riportatelo ai suoi alloggi. Oh. Quando avrò finito di curarmi degli non altri. Potete trattenermi. Ok, è andata bene. No, infatti. Spezzategli le gambe. Ai. Ai, che dolore. Sì, ma non serve accanirsi così contro di lui, eh. Mi dispiace, figlio. Non avete
avete altro di meglio da fare? Sì, ucciderti. Eruditi, venite a me. Ok, vediamo dove ci portano questi eruditi. Più che altro c'è da ricordarsi che lui si concentra molto quando è a curare i suoi pazienti. Però dov'è finito? Non lo vedo. Eccolo là. No, non è lui. Siete voi? Come ci si sente essere di nuovo? So come abbiate fatto. Non è stato facile, ti assicuro. In principio hai resistito, come tutti. Ora è finita. Peggio è passato. Vi devo la vita. Disponete pure di me. Grazie. Grazie per avermi liberato. Grazie per avermelo concesso. Eccolo qui. Preso. Così si fa. Liberatevi del fratello. Ora avrò riposo, eh? Il sogno senza fine mi chiama. Ah, così tranquillo? A posto? Devo sapere che ne sarà dei miei figlioli. Ma chi se ne frega? Ho fatto soffrire con crudeli esperimenti. Ora saranno liberi di tornare alle loro case. Case? Quali case? Le fogne? I bordelli? Le prigioni dalle quali li ho tirati fuori? Avete preso quelle persone contro la loro volontà? Sì. Per quanto poca potessero averne. Sei in vero così ingenuo? Accontenti un bambino piangente solo perché frigna? Ma voglio giocare col fuoco, padre. Che cosa gli diresti? Fa come credi. Ma la tua risposta lo farebbe ustionare. Quelli non sono bambini, ma uomini e donne cresciuti. Esatto. Nel corpo, forse, ma non nella mente. Era quello il danno che cercavo di riparare. Lo ammetto, senza il manufatto che voi ci avete rubato, i miei progressi sono rallentati. Ma ci sono le erbe, misture ed estratti. Le mie guardie ne sono la prova. Erano dei pazzi prima che li trovassi e li liberassi dalle prigioni e della loro stessa mente. E alla mia morte, pazzi ritorneranno. Credete davvero di averli aiutati? Non è ciò che credo. È ciò che... Quanto dura sto dialogo? Ok, è finito. Tre su nove fatti fuori. Via. Verso la dimora. E oltre se possibile. Non devi. Vabbè, lasciamo sta. Si è bloccato. Che bello, nascondermi mi ha evitato la freccia. Che bello. Dai, non mi stanno più vedendo, su. Fammi sto favore. E ovviamente mano rivisto, devi scendere. Nasconditi lì, ti prego, vai, subito. Va, uff. Proprio all'ultimo, prima che mi rivedessero, però tutto a posto.
scappa, 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 scappa. E andiamo. Adesso non ci prenderanno proprio. Eccoci tornati dal gemello di Al-Mualim. Al-Mualim. Allora dovresti tornare a Masyaf con notizie della tua vittoria. C'è qualcos'altro. Parlamene dunque, o vuoi che ti legga la mente? Cosa credi che volesse da quegli sventurati? Che gradissero gli esperimenti che conduceva su di loro? Il tuo compito non è chiedere al Tahir, ma agire. Non importa che cosa facesse o perché, conta solo che sia morto. Ma sembrava che credesse davvero di aiutare quella gente. È ciò che hai veduto? No. Ciò che ho veduto non era un luogo di cura, ma di pena. Allora perché ne stiamo discutendo? Io non lo so. Scorda ciò che ho detto. L'ho già fatto. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Ok. Blocco di memoria 3. Da quel che si vince, l'abbiamo superato. E adesso si torna da Al-Mualim. Dannazione. Qual è il problema adesso? Un aumento del... Forse. L'Animus si sta surriscaldando. Oh Cristo, c'è sempre qualcosa. Quanto ci vuole? Chi può dirlo? Quanto ci vuole? Questi ritardi sono inaccettabili. Voglio una relazione sui progressi a ogni ora. Ci vorrà un po', Desmond. Senti, perché non vai a stenderti? Prenditi un po' di riposo. Che palle, però voglio iniziare la sequenza dopo, non è giusto? In realtà blocco di memoria 4, però dettagli. Ma che diavolo? Qui è entrato qualcuno. È la seconda volta che lo dice. Sembrerebbe un codice d'accesso. La doccia non mi pare il caso che si possa fare. Ci si può sdraiare? Yes. Giù dalla branda, ci aspetta un grande giorno. È di buon umore stamattina. La signorina Stillman ha portato delle modifiche all'Animus. Dovrebbe permetterle di rimanere all'interno ancora più a lungo. E di aiutarvi con la caccia al tesoro. Questa è una faccenda seria, signor Miles. Non credo che lei apprezzi appieno il lavoro dell'Abstergo. Forse perché non ho la minima idea di che... Appunto, non lo sa. Noi cambiamo. Lo dice anche nel 2. Ogni giorno, in centinaia di modi diversi. Lo sapeva che quasi ogni scoperta del passato millennio, medica, meccanica o filosofica che sia, deriva dall'Abstergo o dai suoi predecessori? La sparata grossa, Doc. Non le sembra di esagerare? Neanche un po'. Oh, certo non ce ne prendiamo il merito. Farebbe sorgere troppi sospetti. Scegliamo i nostri beneficiari con molta cura. Perché? Non è ovvio? Significa che comandiamo noi. Ma come fate? Cos'è che vi rende così speciali, così intelligenti da riuscire a inventare tutte quelle cose mentre noi miseri mortali brancoliamo con... Comunque, da quando è stato fatto il reskin su Steam, fatto benissimo Desmond. Le trovate? Molto meglio che tutti i capitoli per PlayStation. Di coloro che vennero prima. Continueremo il discorso più tardi, il tempo vola. Certo, potevi anche darglielo quel tazzone di tè, cioè, caffè quello che è. Buondì, Desmond. Sì, ciao. E dentro, con il blocco di memoria 4, dovrebbe essere più o meno finito questo. Dovremmo toccare la metà esatta del gioco, credo. La preparazione è decisiva per il successo. Eh beh, sì, quello è vero. Che perché voglio fare 100%, cioè almeno voglio provarci. 3 dei 9 sono morti, e di questo ti sono grato. Ma non credere di adagiarti sugli allori.
Il tuo lavoro è appena all'inizio. Sono i vostri ordini, maestro. Re Riccardo, imbaldanzito dalla vittoria ad Agri, si appresta a marciare su Gerusalemme. Salah al-Din ne è coscio. Così ha radunato i suoi uomini davanti alla cittadella in rovina di Arsuf. Volete che li uccida entrambi, dunque? Che arresti la loro guerra prima che possa iniziare? No, ciò disperderebbe le loro forze e metterebbe il regno alla mercé di 10.000 guerrieri assetati di sangue. Mancano molti giorni al loro incontro. E finché marciano, non combattono. C'è un pericolo più urgente di cui ti devi occupare. Coloro che fingono di governare in loro assenza. Datemi i nomi e vi darò il sangue. Lo farò. Abul Nukud, l'uomo più ricco di Damasco. Majid ad-Din, reggente di Gerusalemme. Guglielmo del Monferrato, reggente di Acre. Quali sono i loro crimini? Avidità, arroganza, massacro di innocenti. Aggirati tra la gente delle loro città. Apprenderai i segreti delle loro colpe. No. Ok, quindi questo blocco di memoria sono 3 assassini. Alla pace che cerchiamo. Allora moriranno. Ti viene restituito un altro oggetto. Prendilo. Vedi di metterlo a buon uso. Torna da me alla morte di ciascun uomo, così che possiamo meglio comprenderne le intenzioni. Ok, che mi dai? Sii cauto. È probabile che la tua recente attività abbia attirato l'attenzione delle guardie. Saranno più sospettose che in passato. Ah, fantastico. Come se già prima non mi rompessero i coglioni. Almeno c'è un altro punto salute. Appiglio sporgenza. Ah beh, è una cosa che sto provando a fare dall'inizio del gioco, fantastico.